what is said. Who wants to jiggle longer, giggle stuff like that, when everybody wants to be a cat. Grande applauso, ma che puga, ma che puga, cioè, madonna, io andrei via, guarda, io fossi Menestrelli, farei il menestrello Guggenard, no? Cioè, come si dice appunto in Francia, Guggenard e me ne andrei. Ci stanno dicendo che è arrivato il mago. Attento Enzo, è tornato il mago. Tieni la Vespa lì, tienila lì. Ora mi sento benissimo, Matteo, ragazzi. Matteo, eh? Matteo, allora, io non te lo vorrei dire, però il nostro Enzo Luperini, che avrai seguito, insomma, veramente, ora, sì, per fortuna, we are joking, è un'icona della Vespa e facendo finta, facendo il vago, però era lì con le mani sul manubrio, e poi... Quando sei sparito ha detto mi faceva sparire la Vespa, invece è sparito il mago, ho vinto io. Ecco, capito? Preoccupato. E stai preparando uno spettacolo, vero? Uno spettacolo che, ahimè, come tutti gli spettacoli, saranno online. Ce ne parli e poi ci fai vedere qualcosa di questo spettacolo in anteprima. Oh, io speravo di far sparire la Vespa a Luperini, non si può fare, va bene. È risparita la voce. No, no, ci sono, mi dovreste sentire. Vai, ti sentiamo benissimo. Allora, io, se volete, posso fare, Maurizio, posso fare un gioco con il nostro amico Gianluca. Con Gianluca. Allora, se Gianluca c'è, cioè, ci sei Gianluca? Eccomi. Mi senti bene? Perfettamente. Perfettamente, ok, allora... Guarda Gianluca, voglio naturalmente non ci conosciamo, posso darti del tu? Certo, certo. No, ok. In realtà mi ha detto dipende da quello che gli fai fare, insomma. Cioè... Allora, guarda Gianluca, io non so se conosci le carte da poker, ok? Le carte da poker. Le carte sono cuori, fiori, denari e picche, no? Come quando fuori piove, va bene? Sì. E le carte naturalmente possono essere rosse o nere. Ti chiedo di dirmi un colore, quello che vuoi, o le carte rosse o le carte nere? Rosse. Rosse, ok, perfetto, hai scelto le carte rosse. Le carte rosse sono soltanto due, o quelle di cuori o quelle di quadri. Scegli uno di questi due simboli, quale vuoi, cuori o quadri? Cuori. Cuori? Sì. Hai detto bene? Cuori. Sì. Allora, guarda, devi sapere una cosa. Io qua, nella mia taschina, ho una previsione che ho fatto, ok? Di dirmi una carta soltanto di cuori. Tre. Il tre di cuori? Sì. Tre di cuori. Guarda, io sono qua davanti alla telecamera, non posso fare nulla. Apro la busta e vado a prendere un biglietto. E naturalmente era vuoto. Tu hai scelto una carta a caso, su 52 carte hai scelto il 3 di cuori. Confermo. Io guarda cosa ho scritto qua. 3 di cuori. Bravo. Grazie Gianluca di aver partecipato. Grazie a te. Il nostro, senti Matteo, ti volevo chiedere, hanno sempre un grande, insomma, fascino e stimolano ovviamente la curiosità di capire, no? Dov'è che è il trucco. Poi è chiaro che farli così, insomma, è un po' diverso di farli dal vivo, ahimè, vero? Non abbiamo nessun altro del mondo dello spettacolo, salvo i nostri menestrelli, che a loro rivolgo il mio ahimè. Vabbè, ma stendendo un piccolo velo sulla tragicità della situazione per il mondo dello spettacolo, com'è che uno si avvicina alle orme di Houdini, per dire quello più famoso, direi, insomma? Beh, la magia è un po' particolare, non è facile, però ora come ora lo sai com'è, Maurizio, è molto difficile noi lavorare, infatti... Proprio per questo abbiamo creato quell'evento online che ti ho anche girato e che spero che insomma sia, ci possa aiutare, ci possa. È un evento online di magia e comunque di spettacolo, vero? Che fate per Pasqua, se non sbaglio? Sì, magia, bolle e burattini, è per Pasqua.
È uno spettacolo dove unisce la magia, dove unisce le bolle di sapone e poi uno, bolle di sapone di un campione del mondo perché ha 3 record mondiali e poi naturalmente ci sarà anche un burattinaio. Il campione del mondo di bolle, che quanti riesce a scoppiarne in un minuto? Più? No, no, non Oh, credo, vero? ha 3 Guinness World Record, ha 3 Guinness, cioè è in polese lui, italiano, quindi abbiamo la fortuna di averlo in Italia. Quindi uno spettacolo assolutamente non strano. Quindi ci sono più repliche, vero? Il giorno di Pasqua sui nostri E canali. Pasqua e Pasquetta, il 4 e il 5, ci saranno 2 spettacoli, una alle ore 15:30 e poi la replica alle 17:30, questa per il 4 e per il 5 la stessa cosa, 15:30 e 17:30. Bene, dopo ci racconterai, oltre spero a provare a far sparire la Vespa di Enzo Luperini, insisto, Po' difficile. e ci racconterai com'è che Guarda, ti si sei fa così. avvicinato a questo mondo. Ti muto ieri, ti porto a fare una giratina, non si va via. No, poi, no, dopo, no, no, non credo. No, perché non mi fidi, perché. Vado No, no, piano no, no, io, fai eh. te. Te l'ho detto. Ogni cosa ha la sua età. Esatto. Non ho l'età, per andare. Ora c'ho l'età da fare i raduni e basta. Però basta una Vespa. Ci sentiamo, quindi ti salutiamo per adesso, ci sentiamo tra un poco con Vai, sono qua. Vai, un nuovo grazie. Ciao, Maurizio, prestigio. dopo. Marco, quant'è che non sta più un libro su Su? Pontedera, Pisa, Toscana, Mondo, Su Pontedera siamo. è l'attività prevalente o una delle attività di Bandecchia Vivaldi, quella dell'editoria, insomma? È l'attività prevalente, è l'attività predominante. E vabbè, noi stampiamo libri soprattutto d'arte, però anche sul territorio, insieme al nostro caro amico Michelone, detto Michele Quirici di Tagete, Che io direi, che se lo io introduci direi. una volta tanto te, Bravo! invece di introdurlo Tutte le volte è sempre io, lui che no. introduce me, e ora questa Esatto, volta sono io che quindi. introduco lui. E quindi? E Vieni pure al quindi. centro? Io? Eh sì, poi Porca te ne vai, miseria. però. Poi vado No, via? sì, no, ora via, no, però pure al centro. Mi giro di là. Giri di là, salute. Saluto, ciao a tutti. Ciao, ciao. Quindi introduco Michele, Introduci Michele. Ci amico di vuoi qualcosa? infanzia nonché di giochi e di Io mi metto qua balocchi. dietro. Eccolo qua, Un è un bel applauso a barbadrucco. Michele, il nostro storico del Mi metto a territorio. sedere, eh? Hai fatto la valletta Come se la faccio? straordinaria. Io Michele, come stai? c'ho il mio Il puff, nostro. però ora cambiando lo studio bisogna trovare il posto perché. Allora, si sente la regia che ci dice, vediamo. Regia, così va bene. Vedi, ragazzi, esperienza. Esperienza Io e inganna. Marco abbiamo la stessa età, ci corre un mese, però lui è molto. Cioè, Sono nettamente più anziano di te, già, dillo. di un mese, però insomma, si vede tutto questo mese. Parti, Mi parti, che. collego alla presenza di Marco per raccontare un po' il rapporto tra la nostra città, l'editoria, le biblioteche e in più generale i libri. Diciamo che la nostra città è stata una città con una vocazione industriale e commerciale molto forte, ne abbiamo parlato già diverse volte in questa sede e in altre. Quindi diciamo che i libri non erano molto letti da Pontederesi, no? No, Diciamo, arrivano, le tipografie arrivano parecchio tardi cosa in leggevano i questa città. pontedesi? Ma leggevano soprattutto i giornali, Quotidiani, comunque, sì. quelli che sapevano leggere, naturalmente, che erano pochi rispetto alla maggioranza, quindi erano i notabili o erano quelli che erano riusciti a fare un corso di studi, insomma. Però inizio Novecento c'era un grande, Sì, no, ma già. divulgazione di quotidiani, di Sì, folli, forse più che quotidiani, vero? ma anche Pontedera in realtà produce molti giornali, anche se hanno una durata abbastanza breve. La prima biblioteca è del 1869 e aveva 500 libri, era nelle scuole comunali e gran parte dei libri provenivano dall'ex convento dei Cappuccini. L'altra volta abbiamo parlato della storia dell'ospedale, ecco.
la biblioteca del Convento dei Cappuccini confluisce in questa nuova biblioteca che viene dedicata a Andrea da Pontedera, si chiamerà Biblioteca Andrea da Pontedera e avrà 500 libri. Non mi chiedere dove sono andati a finire questi libri dei Cappuccini perché non lo so. Soprattutto perché sapete dove sono andati a finire? A quando datavano? Questo è difficile perché la notizia dell'inaugurazione dice che c'erano diversi libri del convento, però non dice quali e di che date. Tipo una Bibbia stampata nel 1460. Ci sta di tutto. Però ecco, in quegli anni, per esempio, se guardi, abbiamo solo la notizia di una cartoleria che era di un fiorentino, si chiamava Ferdinando Puliti, che stampava e vendeva libri e alcuni giornali. E bisogna aspettare un pochino più là, quando arriva la tipografia di Amerigo Faleni, che era... Le cartolerie esatto, vendevano la carta, i giornali e quant'altro. E la Faleni, per esempio, è una tipografia che si trovava tra via Lotti e via Valtriani, e ha una produzione importante anche di giornali. Bisogna dire che anche... Via Lotti e Valtriani ci ricorda due personaggi... i fondatori dell'ospedale dell'altra volta. Bisogna dire che i giornali che pubblicavano a Pontedera erano giornali... tantissimi erano prettamente politici, quindi insomma anche la Faleni pubblica la Zanzara, che era un giornale insomma che picchiava, menava forte. Non c'era Cruciani all'epoca, la Zanzara. Non c'era né Parenzo né Cruciani, c'era il direttore, si chiamava Bele Belli, che è stato un grande giornalista pontederese. E poi più là ci sono altre tipografie gloriose, tipo la Ristori, Giovanni Ristori, che aveva stampato il Carducci quando era a San Miniato. C'era la tipografia di Gisto Jacques, l'Ancora, che era un'altra realtà forte. Il Ristori era in piazza San Martino, lì vicino a piazza Garibaldi. Gisto Jacques era sul corso. E poi c'era la tipografia di Gino Dani, che era il mio zio. Mettiamoci anche questa nota. Un grande applauso allo zio di Michele! No, ci tengo perché comunque la storia si ripete, insomma. Poi anch'io, io quotidianamente sono in tipografia, quindi nel sangue qualcosa è rimasto. Editore, no? Tra l'altro Gino Dani ha realizzato tantissime foto, cartoline, che insomma hanno girato e continuano a girare sul web oggi. Quindi ecco, c'erano queste tre realtà, e molto, molto importanti, però erano tutte aziende familiari. Quindi nella media di una cittadina, quale poteva essere Pontedera all'alba del Novecento o dintorni, era una media abbastanza elevata? Abbastanza elevata, anche perché, Antonio lo ricordava prima, Pontedera comunque aveva questo grande bacino, l'ha sempre avuto, di persone che venivano in città, quindi chi stampava un giornale, cioè la Zanzara per esempio faceva 2000 copie, che insomma era una tiratura per un giornale fatto in una città che contava poche migliaia di persone, insomma era tanti, quindi vuol dire che aveva una diffusione piuttosto consistente. La Bandecchi Vivaldi, che tra, diciamolo subito, tra 2 anni farà 100 anni, nasce nel 23. Nasce nel 23 da due persone, da Ettore Vivaldi e Silvano Bandecchi. Sono due... Silvano e Elio. Sì, poi il fratello arriva dopo, sì. In realtà. E se te guardi la loro età, ti vengono pensieri, perché uno aveva 22 anni e uno aveva 16. Porto bene 100 anni, sì. No, 100 anni, dai. 100 anni. Poi, diciamo che l'ultimo anno vale come gli altri 99, perché insomma... siamo quasi a un anno e mezzo. È stato molto intenso. E venivano tutti e due da esperienze di tipografia, perché uno lavorava dalla Lischi di Cascina Terme, che era una grande importante, che poi si trasferì a Pisa, la Nisti Lischi, eccetera, e un altro veniva da Ristori. Quindi questi due si mettono insieme, Elio arriva più tardi, che è il fratello di Silvano, e poi loro, la sede era nel Palazzo Leoncini in Piazza Belfiore. E visto che siamo in tema di Vespa, c'è anche una piccola curiosità, si racconta, perché purtroppo l'archivio della tipografia è andato sotto l'alluvione del 66, e quindi tutto quello che c'era e che era conservato dall'inizio della tipografia... Non c'erano gli angeli del fango a Pontedera? No, c'erano diavoli più che gli angeli. Però insomma, con l'acqua e la carta... Indiavolati, perché diavoli. No, per fortuna, tra virgolette, naturalmente, in questa situazione, molte macchine, quasi tutte erano meccaniche, quindi insomma, ci hanno trovato i pesci, i ranocchi, qualsiasi cosa, però insomma, l'hanno ripulite tutte con lo spazzolino.
Ingranaggio per ingranaggio. Non l'avevano fatto il vaccino a quelle macchine, no, arrivato, no. Non avevano messo il microchip dentro la macchina, insomma, no. Comunque, il Piaggio si recava sempre dai Leoncini, perché a mano che la Piaggio si sviluppa e si ingrandisce, comprano i terreni del Leoncini. E quindi si narra che mentre andava da Leoncini a parlare per farsi vendere gli appezzamenti terreno del potere del Fosso Vecchio, che insomma, quella zona dove la Piaggio si è sviluppata, le prime carte intestate della Piaggio Ponzera le stampa dalla Bandecchia Vivaldi. Quindi visti la Vespa ritorna. E il Bandecchia Vivaldi continuerà a raccontarci, esatto, dei suoi cent'anni. Insomma, esatto, vero? Esatto. Grazie Michele. Figuriamoci. Le perle. Di Michele, voi ce l'avete una canzone sulla tipografia, vero? Sì, cioè, no, io, sì, avete presentato al Festival di Sanremo, io sono tipografo. No, però ne abbiamo una su una fiaba, perché noi ci chiamiamo Menestrelli appunto perché inizialmente scrivevamo canzoni riadattando fiabe in canzone, sotto forma di canzone, quindi questa è, vogliamo ripescare una delle canzoni che facevamo quando eravamo in gruppo, sui vestiti nuovi dell'imperatore, si chiama Re Nudo. Il re muore, no, questo è UNESCO. Ma a parte le fiabe, com'è che appunto, come nascono i Menestrelli come gruppo? Mi sembra di aver capito, sì, anzi sì. Da 5 siamo in 2. E qual è la nostra musica, storia, l'attività? Esatto. Siamo nati nel 2013, all'incirca. Ci siamo conosciuti in una scuola di musica a Ponzacco, in realtà. E io avevo iniziato a studiare canto e lui a studiare chitarra. E da lì ci siamo conosciuti, è nato il gruppo di amici e abbiamo formato i Menestrelli di Banafratta. Eravamo in 5, abbiamo iniziato a fare contest in giro per la Toscana e poi verso i 20-21 anni ci siamo sciolti, perché crescendo cambiano i gusti, cambiano le cose, si perdono i capelli e... Sì? Dai, parla. Veramente? No, sui capelli, ma andiamo avanti. Okay. E nulla, il genere che facevamo era il folk rock, progressive in italiano. Poi adesso ci siamo riadattati. Progressive, quello degli anni 70. Sì, ci ispiravamo agli anni 70. Yes, sì. Veramente? Me la fate detta una progressive? Così, appunto, stavo per dire che detta così può sembrare un po' da sboroni, questi fanno il prog anni 70, però ce lo dicevano. Quindi si può dire. Ma perché no? E poi lo facevamo, quindi adesso non si può più fare. Si ripescherà. Imperfetto, qualche video vecchio. Luperino, l'ha mai suonato il Progressive in Vespa? L'ha mai suonato il Progressive in Vespa? Cosa hai detto? Non capisco. Il Progressive, quando è andato in Vespa, l'ha suonato? No. No, mai suonato il Progressive? No. No. Il bebop? Il bebop sì. No, il BB. Io ho battuto qualche botta. Qualche volta l'ho battuto. Che suono era? Ma ti trovavi in terra, non te ne accorgevi nemmeno. Ah, quindi non sentivi musica? No. Però vedevi le stelle, così si dice. Sì, la musica si sentiva, la susciata. Ah, ma fatte cadute, no? Clamorose? Ho fatte 2 o 3 alla Piaggio, ma non mi sono mai rotto un osso. Perché se ci mandano dalla regia quel filmato, scusate, della rotonda, dove sei lì che con la ovvia commozione, un po' di entusiasmo di questo monumento, si può dire, la Vespa, ci raccontavi che io andavo sempre in Vespa e mi dicevano ma tanto caschi, e non cascavo mai, cascavano quell'altro, me lo ricordo. Io vorrei morire in Vespa, non a letto, in Vespa. Perché già ce l'hanno tutti con me, perché Dio. Poi caschi. La gufano, eh? La gufano. Però cascano prima quell'altro che io. Si faceva 200-300 km al giorno. E lo stesso uno che lavora a un tornio, possibile non si va bruciato un dito. E quello è il problema. Poi noi si provava i prototipi, e delle volte o grippavi o. E poi andare a giro, quando si viaggiava negli anni 60, faceva Pontella a Betone, si incontrava una mucca sulla Betone, non c'era nessuno. Ora, poi col passare degli anni è aumentata la circolazione e negli anni 80 già c'era tanto traffico. Fai di strada. Vai.
non faremo in tempo a cioè, il testo non è intero, quindi non si capirà, però in realtà la fiaba è famosa, si chiama I vestiti nuovi dell'imperatore, quindi insomma, se la conoscete bene, se no amen. Mi scusi, sua maestà, permette due parole. Siamo giunti qui da lei con grande novità. È quello del tessitore, è il nostro mestiere. E abbiamo scoperto un nuovo tessuto, sembra velluto, ma è quasi più liscio e cambia colore se cambi d'umore. Hai messo in una posizione, questa non è una posizione mia, in Vespa. Stai come vuoi stare in Vespa. Questa è la posizione di quelli che non ci sanno andare, a seggiola. Io ci sto meglio. Vai, stai, facci vedere. No, e quando vado? Si butta giù, si leva dal cavalletto, ti vuole vedere così. Come no? Lo sai che Gemmi l'altra settimana ci ha fatto vedere addirittura come facevano a fare acrobazie, si è cominciato a svoltare. Sì. Sì, come così, e poi si è messo dietro. Una mia 84 anni lui. Ma secondo me non è che, no? Cosa? Se magari ci potresti mettere anche te a fare la ballerina. No. No, ci ho provato, mi dispiace, ci ho provato. Non ce l'hai le fotografie, te le ho date le fotografie. Le fotografie ora ce le mandano dalla regia, eccolo là. Beh, eccolo lì. Lì eravamo all'inaugurazione della rotonda, dove ci stavi sì, raccontando. Sì, è più bella di quella della stazione, è più bella, sì. E poi è vicino al Camposanto, così se muoio un Vespa e mi portano subito lì. I Luperini ci stanno dicendo che è passata un'ora, certo, la gente che inizia a suicidarsi, e vediamo se prima che si suicidino se Matteo ci rallegra un po' facendo sparire la panchina del Pasquinucci. Ma dopo si fa sparire che è giallotto. È giallotto, eh? È giallotto. Ha buttato, ha chiamato, la tua moglie che ha buttato la pasta. No, la mia moglie è già a letto. Tanto l'importante è che non ci sia la Vespa, vero, a letto? No, la Vespa sta in garage. Marco, voglio parlare con Marco. Marco. Ecco. Presente, eccomi qua. Sei stato evocato. Come è stato evocato? Com'è? La mia emozione. Allora, abbasso un attimo la telecamera perché vi faccio vedere qualcosa. Marco, stai molto attento. Guarda, qui ho un portafoglio normalissimo con delle carte, ok? Ok. Delle carte che sono qua dentro a questo portafoglio. Marco, ti chiedo, tu sei sposato? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora io ti chiedo di scegliere soltanto una donna, quella di cuori, fiori, quadri o picche? Cuori. Cuori? Sì, sì, cuori. Cuori. Sei sicuro? Non è che puoi cambiare? No, quella. Sicuro, cuori. Allora, cuori. Tu vuoi una donna di cuori. Guarda, io vado a prendere le carte, ok? Qua le carte. E naturalmente il portafoglio è vuoto, ok? Qui ho veramente quattro carte. Tu hai scelto una donna, la donna di cuori. E in realtà, guarda, qui abbiamo proprio la donna di cuori. Okay. Però dovevi sapere una cosa, Marco, che la donna di cuori era l'unica carta che potevi scegliere, perché qui abbiamo una carta bianca e una carta bianca. Oh, grande. Fantastico. Applauso al nostro Udini locale.
Tengo a dire che non siamo d'accordo, quando, perché quando se no fate la dico, un touchdown, una mischia fa sparire la palla, la palla vale. Fa sparire gli avversari più che la palla. Sì? Vabbè, sì. Se la fai sparire l'avversario comincia a cercarla, te vai verso la meta, no? Sì. Anche molto enfatica come immagine, vai verso la meta. Non funziona così. No, certi scrocchi, fantastico. Poi nasconde sotto la maglia. Questo mi sa di averlo visto un film di Woody Allen o roba del genere. No, Bud Spencer. Chiamavano Bulldozer. Come abbassare il livello in un attimo. Un mito quel film di un mito. Vabbè, uno ci prova, si impegna, cita Tarkovsky, questi erano Buñuel, questi erano Bud Spencer. Me l'erano andati a vedere stasera, i grandi cineasti del cinema mondiale, non ne so niente, però invece, vabbè. Che critichi il film? No, io per carità. Lo chiamavano Bulldozer, è stato un film mito per il rugby. Cioè, più che è football quello lì, più che altro. Era football, hai ragione. Ho visto che fuori onda ha fatto... Hai ragione, era football americano. Cioè, lui è un fa i tornei di judo, lo sai? Appunto, lui fa i tornei di judo, capito? E appunto mi ci mette a litigare. Ma com'è andato l'ultimo combattimento di judo? Chiedilo. A parte faccio karate. Aspregio, appunto, judo, ma te l'ha dato del football americano e lui ti dà del judo. Cioè. Con tutto il rispetto per il judo, di jiu-jitsu forse è peggio? No, è uguale. No, uguale, cioè uguale. Noi siamo karate. Da quanti anni fai karate? 100 anni di tipografia, quanti anni di karate? 100 anni di tipografia è dall'89 che faccio karate. Quindi sono... 32 anni. Sì, qualche annetto. 32 anni, quindi è la serata della storia, insomma. È la serata della storia. Bandecchi e Vivaldi. Ma la palestra... Senti, ma il libro che hai stampato a cui tieni di più, lo so che è una domanda non fare mai, è come a chi vuoi più bene tuo figliolo, una roba del genere, però... È un libro, sì, buttala giù, magari scambiati un'occhiata di complicità con Michele. Qui la gioco, Che per un motivo ti ha emozionato, cioè il miglior ricordo, no, ti ha fatto guadagnare di più. Spezziamo subito questo, non okay, su libri, non lasciamo perdere. No. Ha detto che i parcheggi te li fa pagare lo stesso. Comunque. Sì, sì, è uguale. Io ho parlato bene. Anche perché non dipende da me, quindi. Non è che, no. Un libro in particolare, uno che mi sono divertito, è quello che si è fatto insieme e c'è tutta una storia dietro. La storia del rugby a Pontedera, no. Non è vero niente, però la butto lì, faccio lo stand. No, però Pontedera e Pontaderesi è stato un libro veramente, veramente fantastico. C'è tutta una storia dietro e è uno dei famosi libri introvabili. Questo poi lo spiegherà Michele. Pontedera e Pontaderesi. Pontedera e Pontaderesi. Quindi appunto... No, quello dei minuti di Riccardo è Papaveri e Papere e poi insomma Fuori del Ponte, tutta la storia, anche quello è stato... Ci siamo divertiti, sono due volumoni insieme al grande Riccardo che se... Gliel'ho detto che eravamo in linea, quindi se c'è lo saluto. Però anche quello è stato un bel libro, ma Pontedera e Pontaderesi c'ha tutta una storia dietro particolare di scontri che non si può dire. Enzo, l'ultimo libro letto... Io non ho mai letto i libri, io fumetti. Perché Enzo Luperini, se lo sapete, oltre ad essere un'icona della Vespa, era un'icona nel senso, un'icona edicola un po' particolare. Cioè... C'avevo l'edicola, dove hanno fatto il parcheggio loro. più che parcheggio... Ma quando il parcheggio era c'era sempre pieno, quando c'era la Coppa Grande... Quando era gestita dalla società delle ferrovie? No, era un'altra società. Le ferrovie l'avevano... C'ero io che custode. Me lo ricordo perché, insomma, in qualche modo fumetti per chi viene da mia generazione erano... Siamo cresciuti a Vespa, pane e fumetti. Da queste parti siamo cresciuti a Vespa, pane e fumetti. Esatto. Vero? È rimasta, no, me la facevi di grossa. Ora ci sono i manga, ti garbano manga? I manga no. Bisogna leggerli in contrario. Vabbè, quelli originali. Una canzone su manga? No. Niente. Favole, favoline belline, ma approfittiamo salutare Matteo, grazie. E ciao, ovviamente grazie a voi, ragazzi. Non si fa l'in bocca al lupo, di solito nel teatro si fa merda per lo spettacolo.
della prossima settimana, insomma questo fine settimana, di questi due giorni, vero? E ti aspettiamo di nuovo con noi, specialmente se ci prometti di far sparire alla prossima volta la Vespa a Luperini. Così mi porta lui in macchina a casa. Ma se ne è benissimo. Grazie mille a tutti, grazie Maurizio. Ciao Matteo, grazie, grazie, un bel applauso. Grazie, ciao. Ciao ragazzi. E sull'applauso a Matteo, io visto che è passata più di un'ora, la gente si sta addormentando, vedo qualcuno ha iniziato a fare il seppuku o il karakiri, dipende dal verso di introduzione, arakiri, dipende dal verso di introduzione della lama. E io saluterei tutti sulle note dei nostri menestrelli, grazie, vi do appuntamento al prossimo, non lunedì, ma al prossimo martedì, perché lunedì vi facciamo festeggiare, perché farete sicuramente scampagnate al mare, lunedì dopo Pasqua farete, no, veramente, tornei di rugby e quant'altro, grazie, Luperini vedo sta dando segni di insofferenza, grazie a tutti, un bel applauso ai nostri ospiti. E arrivederci a martedì!